Maria, Corrado, che sensazione avete? Vi è venuto qualche ricordo di ieri, oggi? Cos'è che vi colpisce più delle differenze fra ieri e oggi? Che ne so, Maria? Ma no, io veramente, sai che ho fatto? Adesso ragionavo i migliori anni. Quali sono stati i migliori anni? Esatto, quali sono stati? E ho la risposta. Quelli senza Corrado Nuzzi. Ah, ecco. Bene, condivido. E già è qualcosa, eh? Allora, no. Questo... Io mi ricordo in quegli anni i cartoni animati. Sì, eravamo piccoli. Ma quanto erano belli, sì, i cartoni animati. Quanto ci hanno provato quei, sì, cartoni animati. Quanti ne siamo usciti peggiori con quei cartoni animati. Sì, guarda Corrado, no? C'ha 50 anni, ragazzi, ma ne dimostra 90, eh? Sembra il nonno di Heidi. Cioè, lui ci è rimasto proprio sotto quei cartoni animati. Non è vero, non è vero. Cioè, sta fissato con Heidi. Come... Allora, non parliamo di Heidi perché... vedi? No. Non Heidi piaceva a tutti, no? Heidi, no, me ne vado. Non parliamo di Heidi, ma vi ricordate la trama di Heidi? Sì, ve la ricordate? Ah, ve la ricordate veramente? Ditemi. Non ha niente di... No, non so se si può raccontare perché siamo in prima serata. Ah, perché... vabbè, cartone animato era prima, certo si può raccontare. Allora ti dico solo, sì, mio papà la considera talmente oltraggiosa quella trama che preferiva farmi guardare Colpo Grosso. Giuro. Questo fa capire come sono messi nella famiglia di... Allora vi racconto velocemente la trama, velocemente. Heidi è una bambina orfana. Sì, no, allora all'epoca se non erano orfani non nasceva il cartone. Questo diciamolo. Allora, sì, è una bambina orfana che va a vivere in montagna col nonno, ve lo ricordate? Sì. Un nonno che non si è mai cambiato la maglia di lana, mai, mai. Sotto quella maglia pure le cimici ci avevano le cimici. Un nonno talmente burbero che Heidi cosa fa? Decide di parlare tutto il giorno con le capre. Vabbè. Allora, da bambino per emulazione, anch'io, lo giuro, anch'io sono, sì, andato e ho parlato con una capra. Gli ho detto così, ho detto, capra, come va? E lei mi ha risposto, ragazzi, lui dice queste cretinate perché guardava Heidi, che era poi, Carlo, un cartone leggero rispetto a Candy Candy. No, no, è vero. Alzo le mani. Candy Candy, c'erano talmente tante sfighe in quel cartone animato che quando la sera i miei genitori guardavano il telegiornale, guardavano le disgrazie al TG, io scuotevo la testa per dire, mamma, papà, e niente in confronto a quello che gli è successo a Anthony di Candy Candy. Per dire quanto ci ha scioccato. Allora, l'altro giorno, giuro, sono venuti i nostri nipotini e ho detto, zii, ci fate vedere un cartone animato, quelli di quando eravate giovani voi. Abbiamo escluso Candy Candy, abbiamo escluso Heidi. Allora abbiamo detto, vabbè, andiamo con Anna dai capelli rossi. Sì. Una storia tranquilla, no. Lei con le treccine, gentile, sensibile, che canta. Ma no, ma quando mai, quando ragazzi? Mai? Ma quando mai? Quella praticamente c'ha due genitori che muoiono subito perché con una malattia infettiva. Schiattano. La fanno genitori subito. Quindi muoiono i genitori, lei viene affidata alla vicina di casa che ha un marito alcolizzato. Dopo la morte del marito alcolizzato, sì, lei viene affidata alla signora Hammond. Così, a una casa. Che ha 8 figli, vive in una casa sgarrupata. Una più una meno, buttiamola dentro. E giustamente non ce la fa a tenere la bambina, ma c'è il lieto fine, finisce in orfanotrofio. Guardate. Guarda il lieto fine. C'è. A un certo punto abbiamo chiamato i nostri nipoti e gli abbiamo detto, bambini, guardatevi Gomorra, che è meglio. Cartoni animati non scioccanti non c'erano. Cartoni animati.